niente da reinventare, ma ricordiamolo che anche tre giorni fa a Roma contro la Lazio aveva una difesa sostanzialmente da ridisegnare. Il fatto sta che la Catania non si è quasi mai avvicinato pericolosamente alla difesa della Lazio, e questo è quello che dovrà fare oggi la formazione rossa per impedire, cioè al tempo di superare in una maniera efficace la tre quarti di campo e poi provare a mettere in movimento e soprattutto a segno la potenzialità di centro di giocatori come Barrientos, come Gonzalo Berghezio, ancora a secco di marcature, e di Lucas Castro. E dicevamo, un'emergenza quella della Catania, che oggi comunque si vede e confrontarsi, deve confrontarsi contro un Chievo che al di là di tutto quello che finora sono state queste prime 5 giornate, che perché se lo scambia con Brasil, lui della regale, gol del Catania, Jaroslav Brasil mette il pallone in fondo al sacco alla minuto 21, finalmente da rabbrividire, da scaffonare la pelle, il gol di Brasil servito molto bene con il controllo di Gonzalo Berghezio, gli ha messo il pallone al limite dell'area di rigore. Brasil mi ha caricato la sinistra, gli ha messo la palla tra palo e portiere, non poteva arrivarci. Cristian è andato praticamente Brasil tornato nuovamente ad accomodarsi, mentre ottima c'è apertura da parte di Barrientos all'indirizzo di Castro, in pallone di rigore Castro, mette il pallone al centro, mamma mia, Brasil, incredibile, va a girare un pallone sull'esterno della rete, incredibilissimo, segnare, e questo è un bel gol del Catania, il gol del Catania. Perché Berghezio non so se lo ha. No, Berghezio ha detto non l'ho toccata. E allora il gol è di Castro. Allora Taxilis ha fatto una cosa buona, la sosteniamo. Il taglio di Taxilis per Castro. Diciamolo, perché stavolta non è andato in orizzontale, è andato leggermente in diagonale. Il pallone è arrivato praticamente a Castro, che lo ha tirato dal limite dell'area di rigore, si è aperto un varco nella difesa, e lì ricordiamoci che c'era un signore che si chiama Fargo, non lo voglio dire, l'arco a destra ci hanno inserito Fargo, e qui è tanto da ridire, è successo. Allora, Lucas Castro, fatto sta che alla 54esimo minuto a raddoppiare lo score del risultato della Catania. Dicevamo. Ah, Angelo. Oh. È bellissimo da rivedere il gesto di Berghezio, che ha completamente ciccato il pallone. Cioè, nel senso che non l'ha preso proprio. Allora che viene rimpallato. Incredibile. Barrientos gioca solo col sinistro. Gli è arrivato, Platini gli ha messo un pallone sulla corda che doveva essere portato dal sinistro al destro, e lì Fuggioni avrebbe praticamente, sarebbe rimasto lì incerato. Guarente, bravo ma falloso, dice il direttore di gara, che anche non è stato mai molto prodigo di successi nei confronti della Verona. È la prima volta che dirige il Catania in Serie A, col Verona l'ha diretto 6 volte, una sola vittoria, 2 pareggi, e con quella che si profila oggi la quarta sconfitta del Verona. Batte però il calcio di punizione, smanaccia con i pugni Mariano Andújar, e poi da una parte all'altra riesce però a mettere il pallone in campo, e in questo istante la partita si è anche a Catania, batte il pieno 2-0.